Ma tu, uomo di Dio, fuggi da queste cose. Tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Era un uomo di preghiera, pregava moltissimo e bene. Non prendeva mai decisioni importanti senza prima aver pregato lungo. Per ogni iniziativa cercava due approvazioni, quella interiore e quella dei superiori. Prima pregava, meditava lungo. Quando sentiva interamente serenità e tranquillità, presentava l'idea ai superiori per averne conferma ed attendeva risposta prima di agire. Quanti notti ha passato in preghiera. Era solito preparare le sue circolari, le sue meditazioni, le relazioni per gli incontri, in cappella, davanti al Santissimo Sacramento. Ripeteva tante volte: dovremmo pregare di più. Era un uomo di fede straordinaria. Sapeva abbandonarsi fiducioso nell'intervento del Signore. La sua preghiera era sicura. Senza dubbio, Monsignor Novarese ha praticato in grado eroico le virtù cristiane della fede, della speranza e della carità, non solo come buon cristiano e buon sacerdote, ma come servo fedele di Cristo e della Chiesa. Posso affermarlo per aver vissuto buona parte del tempo della mia vita di silenzioso operaio della croce vicino al Fondatore e per aver sentito da Lui stesso dire che era stato addestrato dalle cause seconde a vivere la propria consacrazione all'Immacolata. Monsignor Luigi Novarese è stato definito ripetutamente un uomo di Dio, non della terra, non della famiglia che amava per amore di carità, non del tempo presente, non della società consumistica. Pur vivendo in questa realtà, pur usando dei beni di questa società, pur inserendosi nel mondo d'oggi con i mezzi della scienza e della tecnologia più avanzata, si sentiva totale proprietà di Dio per mezzo della Vergine Immacolata, Madre di Dio e della Chiesa. Ricordo il suo amore alla Madonna, che si concretizzava nel vivere e nel far conoscere e vivere le sue richieste di Lourdes e di Fatima e nell'imitazione di tutte le sue virtù. Ricordo la sua fede nell'affrontare tutte le difficoltà e nel realizzare delle opere che umanamente sembravano un'utopia. Ricordo il suo amore alla croce, alla passione di nostro Signore Gesù Cristo, che completa nei sofferenti di oggi il suo Calvario per la riparazione dei peccati del mondo, per la conversione dei peccatori, per sostenere il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti e il loro santo ministero. Ricordo il suo amore e la sua fedeltà alla Chiesa, al Papa, alla Santa Sede, al Magistero. Monsignor Novarese ha praticato tutte le virtù di cui parla San Paolo. E ha fuggito l'attaccamento al mondo, anche se ha sempre avuto a che fare con i soldi, soprattutto con i debiti. Ha cercato il denaro, lo ha inseguito, ne ha amministrato anche tanto, ma non gli ha mai attaccato il cuore. Le sue tasche erano sempre pulite. Soltanto amministratore del denaro, che era sola proprietà dell'Immacolata per le sue opere, ed era frutto del sacrificio di molti malati.
buon amministratore anche di tutti i talenti di cui il Signore l'ha dotato, virtù naturali, virtù soprannaturali, doni dello Spirito Santo, particolari carismi a servizio della Chiesa. Il suo cuore è stato il terreno buono dove il seme di Dio ha portato il massimo frutto. Monsignor Novarese dimostrava di amare il voto di povertà in tutti i suoi aspetti. Voglio però sottolineare che rifulgeva in lui la povertà unita al senso di proprietà. Mi ha colpito come, essendo fondatore e responsabile primo dell'opera, aborrisse di quei mezzi che anche umanamente potevano farlo emergere. Il suo spirito di costante raccoglimento e di preghiera erano l'espressione dell'uomo temperante, strumento nelle mani di Dio. Talvolta, in momenti in cui avrebbe avuto tutto il diritto di esplodere, lo si vedeva capace di controllarsi e di rimandare la sua parola a più tardi.